Buon pomeriggio Humors Family, benvenuti su Humors Channel in una nuova diretta, come tutti i pomeriggi, visto che siamo a casa e non ci abbiamo niente da fare. Mi sentite, vero? Sì, mi sentite, il microfono è attaccato questa volta, non me la fate più, non mi fate più fesso. Scherzavo, come la va? Come state tutti? Ciao, salutiamo tutti, ciao Noemi, ciao Ioana, ciao Anna, ciao Ioana ancora, ciao Rosa, ciao zio Franco, è bello, ciao Concita, ciao Rosetta. Ciao Vi, ciao Carmela, bentornati di nuovo sul canale. Senza musica mi sento un cretino, non so perché. Abbassiamo un po' il volume, va? E come state? Ho visto la diretta di Nina, purtroppo io ho rubato il tempo, non avete potuto vedere. Ciao Zalvi, ciao Tammy, hello, ciao Antonella. E non avete potuto vedere il finale di Nina, della creazione di Nina, perché io gli ho rubato, il tempo. Finalmente Zalvi, tanto stai a casa senza fare niente, immagino, stai lavorando anche tu. Ciao Sabri, ciao Luciano. E niente, quindi oggi pomeriggio, come vi anticipavo, dipingeremo la piccola Fenice. Un attimo che rispondo un messaggino. Stavo aspettando un ospite anche oggi, però non so se ci sarà. Vediamo un po', se no si alzeremo solo noi, non è un problema, non è un problema. Andiamo a vedere la seconda nostra scena, non so perché c'è il cellulare qui, l'avevo tolto, però c'è. Che figuraccia, odio fare le figuracce, sono un perfettino. Sto un casino, ero in Germania, Erasmus, ma stavi in Germania a studiare in Erasmus, che bordello. Assurdo. Comunque, questa è la Fenice, l'avete vista, ve la faccio rivedere per bene. Fammi già così. Vi dico che è stata fatta interamente con la cosplay, ma lo devo dire perché è per forza, che sarà disponibile ad aprile se tutto va bene, ragazzi. Oggi ho un po' di leggera cervicale, sto un po' inguaiato, io e Nina stiamo veramente un po' messi maluccio. ciao Denici, che bello, quanto tempo. Quindi la Fenice oggi la andiamo a dipingere con calma, tutti bellini e carini. Un attimo che ve la metto a fuoco, ecco qui. Devo togliere questa cosa, perché se no la chat ce la scordiamo. Non riesco a vedervi più. Ok, adesso vi vedo. Ce l'abbiamo qui e vi devo dire già una cosa. Non sarà la solita Fenice, ok? È la mia Fenice in miniatura, non sarà fatta di fuoco, ma da questi colori dovreste pensare già a capire di che colore la farò e cosa sarà, a cosa sarà ispirata. Secondo voi, vediamo un po' in chat cosa pensate. Io intanto comincio a preparare i colori, va? Perché secondo me lo potete capire benissimo. Ciao Clay XY. E niente, quindi io comincio a preparare i colori. Secondo voi come la farò? Ah, brava Carlotta, subito ha indovinato. Carlotta subito ha indovinato. Faremo una Fenice dei ghiacci, esattamente, non dell'acqua ma dei ghiacci. Infatti se vedete qui ho pronti alcuni flakes super bellissimissimi, azzurrini, che andremo ad applicare poi dopo. E poi questi cristalli di vetro che ho regalato anche a Nina, così l'effetto ghiaccio sarà assicurato. Andiamo subito, cominciamo a dipingerla di bianco perché ci serve subito una base il prima possibile. Dov'hai che te sei catapultata, no? Per capire, cioè. esatto, ragazzi, tutta di ghiaccio. Il bianco, come potete vedere, è della Valleio ed è molto molto coprente questo bianco, quindi magari volevo, io di solito quando utilizzo i colori per fare prima, prendo il phon, così si asciugano subito e ciaone, insomma. Solo che fa troppo casino in live, quindi spero che si asciughi in fretta. Cercherò di fare meno passate possibili e più coprenti possibili, insomma. Per il resto come state oggi? Che state combinando? Nina mi ha fatto venire voglia di comprarmi la Nintendo Switch, ma non è cosa, ragazzi, in questo periodo oscuro. Cioè, vi pare che mi metta a comprare la Nintendo Switch con Animal Crossing? Mi manca solo quella. Sempre con i colori del draghetto dell'altra volta, in che senso? No, no. Quale draghetto intendi, Ioana? Tanto abbiamo tempo da perdere, sì. In un'oretta almeno vorrei dipingerla nelle fasi decenti, insomma, di farla più decente possibile. Come vedete la cosplay... Devo mettere la telecamera un po' più qui? Esatto. La cosplay, ragazzi, è super elastica, cioè
senza che ve lo dico a fa. Ciao S, ciao Darkstar, Shabby Lab, io ce l'ho la Switch. Brava. Nina ride perché voglio la Switch adesso, voglio giocare a Animal Crossing e voglio andare a piantare gli alberi davanti alla sua porta così non può uscire più di casa. Anche a me il becco piace tantissimo, Carlotta. Ci ho perso un po' di tempo perché non mi veniva mai della misura che volevo. Quindi l'ho fatto diverse volte, se ti ricordi, in diretta l'altro giorno. Mi veniva sempre un po' troppo grandicello o troppo piccolo, insomma. Questo è il modo giusto. Vedi, Sabina c'ha anche la Switch. Che ho usato nell'ultima diretta? Il tipo di colori, in che senso? La marca? Sono sempre quelli, o i Valeo o appunto i Green Stuff World. C'è anche chi mi ha scritto: perché non la lasci così? La vendi in modo che uno se la può dipingere per fatti suoi? No, ragazzi, no, non ce la faccio. E deve essere tutta mia. Tra l'altro, ho fatto i Dragooms vergini, insomma, quelli lì che potete adottare a 10 € e dipingere per fatti vostri, insomma. Poi, comunque, ragazzi, io in questo momento non sto spedendo nulla. Ho venduto qualcosina, ma sono state anche le stesse persone che mi hanno detto: spedisci tutto quando sarà tutto finito, quando sarà tutto più tranquillo, insomma. Ed è quello che farò, non mi va. Non dimenticate di mettere like. Stavo pensando, ma da quanto ci conosciamo? Saranno 3 annetti? Sì, Salvatore, più o meno sì. Saranno 3 annetti. Poi un po' sei sparito, cioè non ti ho più seguito, pure sui social non ti ho più visto. Cosa sei andato a fare in Germania? Erasmus in Germania, ragazzi. Che lì proprio vivono casa, lavoro e casa, lavoro, questo è. Non riuscirei mai a viverci. Quando vado da mio fratello mi sento un po' chiuso in gabbia, perché loro tipo lì alle 6:30, 7 abbassano tutte le tapparelle, vanno a dormire prestissimo, l'ansia. Ciao Alessia! Tra l'altro mi sono arrivate anche le stoffe nuove, cioè mi è arrivata la stoffa come questa qui di Lampus e di Tronus. E in più una nuova stoffa che si chiama Candy Flame. Candy Flame, ragazzi, immaginate una fiamma però candy, più pastellosa. Sì, l'ho detto prima, Clay, praticamente dovrebbero, ho parlato ieri appunto con i produttori, no, l'altro ieri, e a parte mi hanno rassicurato, non sapere come stavamo noi italiani, eccetera, eccetera, ho detto come starete voi in America tra poco, gli ho risposto. Visto che siete corsi ai ripari un po' troppo tardi per colpa di Trump, che andava con calma, lui tranquillo. E in pratica dovrebbe uscire il 15 aprile sul loro sito americano. Quindi io già non consiglio comunque di prenderla da lì, perché ci sarà comunque la dogana, tantissime altre cose da pagare. Verrà a costare molto di più di quello che costa, perché non costerà tantissimo. E di conseguenza io attendo sempre quando arriverà in Italia. Nei nostri shop online preferiti, che bene o male sappiamo quali sono, tra come si chiama, Freak Emporium, le B&B.net, eccetera, eccetera. Quindi penso che ci vorrà ancora un pochettino, però sono in contatto con i nostri negozi preferiti, quindi non vi preoccupate, arriverà presto. Rosa, sì, però sarà di un colore diverso da quello che me lo immaginavate, perché non ho quella stoffa lì. Più che altro devo vedere un pochettino, se non riesco a spendere troppo la prendo acquamarina, che sarebbe più carino, però devo vedere un attimo, ci mettono sempre tipo 10 giorni per arrivare i pacchi. Quindi magari vediamo un po'. Non vorrei troppo intasare i corrieri con cose non utili, diciamo, ragazzi, in questo momento. Ciao Babysi, ciao! Aspettate che la mia ospite mi ha mandato un messaggio che non posso sentire. Amo, non riesco a sentire il messaggio perché è attaccato il telefono al computer. Ah no, aspetta, scusatemi. Io una versione con Sky Fimo, guarda, io utilizzo il Fimo Translucent per fare corna e artigli e sì, le uso, però il Fimo si scurisce un pochettino. Beh,
Dai, amore, dai, 10 minuti, un quarto d'ora, giusto per chiacchierare con tutti quanti, eccetera, eccetera. Dai, ti chiamo da WhatsApp tra pochissimo. Sei pronta? Senti, porta anche un saccottino, lo voglio vedere, lo voglio gustare a distanza. Ciao. Aspettate un attimo che preparo il telefono per la videochiamata. Ciao Franco, bellissima la cosa che mi sta incuriosendo non poco. Lo so, infatti sta incuriosendo molta, molta gente. Io da quando l'ho iniziata ad utilizzare in beta test, non era ancora questa definitiva che vedete, era un po' più durina, nonostante fosse morbida, era più durina. Adesso l'hanno ammorbidita, è diventata ancora più elastica, non so come abbiano fatto, però è ancora più elastica, insomma. Ma la cosca fa di tutti i colori o solo del colore? Adesso li ha fatti di tutti i colori. Cioè, sia quel col colore carne, il grigio, ve li faccio vedere. Tanto la sedia che fa un rumore bruttissimo. Ve li faccio vedere. I primi sono stati questi, il grigio e il rosa. Soft, che è quello più morbido, e il medio grigio. Sono questi qui. Niente. Sì, Sabri, sempre dietro di me. Norberto è fisso, anche lui subirà presto una trasformazione, avrà una sorta di evoluzione, ma se proprio vogliamo dirla tutta. Tra l'altro, ragazzi, i dolori di cervicale di questi giorni sono bruttissimi, perché mi fa male anche un po' la faccia qui, sui zigomi, mamma mia. Odio. Oltre alla sua missione, mi dedico ai miei hobby, tra cui la realizzazione di cosplay con il mio gruppo di amici alla distanza, ognuno a casa. Che figata, è bellissimo fare i costumi dei cosplay, ragazzi, mamma mia. Io se avessi la macchina da cucire penso che qualcosina la farei anche per me. Molto probabilmente, adoro cucire. Hai capito chi è l'ospite? Vediamo se mi ha risposto. Ha ascoltato? Ma io parlo poco, non... ma che te frega? Ma vieni, chiacchieriamo, ti facciamo qualche domanda. Allora, mi raccomando, se viene questa persona, siate molto carini e gentili. Però è un'ottima cuoca, fa dei dolci bellissimi e buonissimi. Anche Erika Kawaii. Sì, ha voglia, mi piace un sacco, ci parlo spesso. Anzi, un po' di tempo che non la sento. Brava, mi hai fatto ricordare questa cosa. Ma quasi quasi dopo le scrivo ad Erika. Ci siamo sentiti un sacco di tempo per il fatto di YouTube, dei video, quelli lì per bambini, non bambini, eccetera, eccetera. Poi abbiamo un attimino stoppato questa discussione perché alla fine si è capito che YouTube non tornerà mai indietro su questa cosa. E infatti ha stoppato anche la produzione mia di video per ragazzi, insomma, con Norberto che parlava, eccetera, eccetera. Sì, è pucciolosissima, sarà stupenda. Un attimo che preparo la telefonata. Ok, arrivo. Vediamo un po' se risponde. Oramai chiamo la gente a casa così. Se mi risponde. Così è andata a prendere un sacco di. Dove stai andando? Vabbè, dove vai? Ancora non ti ho messa sullo schermo, ti posso mettere? Ah, possiamo venire con te? No, non veniamo. Ti chiamo dopo? Ecco, vedete, è molto una ragazza molto timida, come vi dicevo. Vai, allora chiamami tu dopo, dai. Quanto sei bella, amore mio, ci sentiamo dopo. Ciao. Sì, la legge Coppa ha un po' rotto le scatole. Dicevo, la ragazza, la mia amica, tornerà tra poco. Sta scendendo a fare la spesa e prendere il tabacco sotto casa sua. Ma perché me la metto sempre qui? Quindi adesso è il momento di spostare l'inquadratura, magari, Umberto. Che dici? Alziamo un po'.
Diciamo che l'ispirazione è lì, comunque, della Fenice di Harry Potter, è quella, insomma, mi sono ispirato a quella, ma preferisco chiamarla in un altro modo, la mia, è una Fenice, appunto. Mi sto tirando il mio primo diorama, ma non riesco a capire come far aderire il fimo al legno. Allora, dovresti usare della colla. Della colla. Se lo attacchi dopo, puoi usare qualsiasi tipo di colla, anche la colla a caldo, tranquillamente. L'importante è che il fimo sotto abbia delle scalanature, dei graffietti, in modo che la colla a caldo entra, si aggrappa e si aggrappa anche nelle venature del legno. Io, siccome alla fine il fimo non cuoce molto, diciamo, ad alte temperature, su 110 gradi, no? E alla fine molte volte il legno lo mettevo direttamente in forno con un pazzo. In forno col fimo, con il fimo liquid sotto, quindi si attaccava tutto alla perfezione. Voglio andare abbastanza veloce perché voglio farvi vedere come faccio le sfumature dei vari toni di azzurro e di acquamarina, di blu. E poi voglio vedere se riusciamo ad attaccare i ghiacci, insomma, i pezzettini di ghiaccio ovunque, cioè su qualche zona della Fenice. Sotto la dipingerò di nero con calma quando sarà asciutta. Perché si chiama Icy Flakes. È un po' troppo lungo, però mi piace l'idea. Però un po' troppo lungo. Zalbi, vuoi partecipare alle live? Va bene. Adesso faccio un po' di. Ho avuto un po' di problemi perché alcune persone ho fatto un sondaggio. Voi seguitemi sempre su Instagram perché io il pomeriggio faccio dei piccoli sondaggi su cosa faremo in live, su chi vuole può venire in diretta, eccetera, eccetera. Quindi spesso e volentieri lo chiedo anche a voi. Scaricate il programma che si chiama House Party. E posso mettervi in diretta senza comunque scambiarci numeri di telefono, senza andare su WhatsApp, basta un nickname e ci si aggiunge, insomma. Tempo fa nel Zenbengo, lo sapete, facciali larghi in legno, ci lavoravo il fimo e cuocevo tutto insieme. Sì, infatti sì. Speriamo, speriamo, Luciano. Un tavolo in legno e resina, che bello, io adoro il legno e la resina insieme, che spettacolo. Come al solito ho esagerato con i colori, ho buttato un sacco di bianco, vabbè, ma sicuramente lo ripasserò in alcuni punti. Diciamo che mi scordo sempre di mettere i guanti prima di dipingere, vorrei tanto ricordarmi ogni volta, ma mi scordo sempre, è una fissa. Roberto, in che senso? Umberto mi chiamo, non Roberto. Chi è Roberto? Chi è Roberto? Roberto! Quando Roberto vinse, Roberto Benigni vinse l'Oscar. Tiene benissimo i colori. È spettacolare. Poi questi qua sono colori per modellismo. In realtà io prima di solito applico un primer, uno spray che appunto copre tutto. Roberto Alejandro, che state cantando? Una canzone? Ah, Roberto Alejandro, Alejandro, una canzone di Gaga. E dicevo, applico un primer, dipende, bianco o nero o grigio. Il drago, Roberto il drago? No, si chiama, non Roberto si chiama, come il drago di Harry Potter, che in realtà, se non sapete, se non avete letto i libri, in realtà si viene a scoprire, più che altro non nei libri, ma se non sbaglio, in un racconto extra che la Rowling ha pubblicato sul sito che prima si chiamava Pottermore, che adesso si chiama Wizarding World, c'è questo racconto dove si viene a sapere che Norberto è Norberta, è una femmina. Perché Charlie Weasley, appunto il cosplay che ho fatto io, Charlie, uno dei fratelli Weasley che studia i draghi e lavora con i draghi, ce l'ha con lui e quindi niente. Un'idea sul nome potrebbe essere anche se è un po' lungo, Baby Nice Fee. È troppo lungo, zione. Dov'hai? Ti vuoi tuffare i colori? Meno male che non ci stanno, sennò dovevo fare tutto da capo. Però è così piccola, ragazzi, da tenere in mano che non so più come mantenerla, praticamente. Dal becco?
Dagli occhi? Sì, dagli occhi volendo. No, per forza dalle zampe, raga. Carlotta, grazie. Quella è dedicata a mamma, quella canzone. Non sono proprio in vena di cantare, quindi non mi sentirete cantare oggi, mi spiace. Anche perché poi c'è troppe cose, non si capisce niente. Flokis da Flakes. Come Fox, il nome originale della Fenice. Fox è bellissimo. Il nome in inglese, io adoro il nome in inglese di Fanny. Infatti, l'italiano è osceno. Cioè, non si può sentire Fanny, cioè, raga. Fanny. Datele un nome più regale, più importante, voglio dire, cioè. Don't call my name, don't call my name, Roberto. Poi magari facciamo un sondaggio su Instagram e vediamo un po'. Vi metto il tab per poter scrivere il nome e decidere come chiamare la Fenice, che dite? Eh? Fenice. È carino, Ioana, bello, mi piace. Mi piace. Allora, adesso, visto che abbiamo già fatto il bianco, direi di mettere questa musica molto osè, osè, cioè, ma cominciamo con le cose osè alla fine, molto orientale, volevo dire, molto oriental, no, osè. Un po' di ink blu, che è super inchiostroso, e prima di tutto sciacquiamo il pennello. Vabbè, che tanto c'era il bianco, quindi mi andava bene anche un po' di bianco. Non ho Instagram, ma non mi ci sta sul telefono. E devi cancellare qualche altra cosa, Carlotta, perché ti perdi tante di quelle cretinate che facciamo io e Nina, che tu non puoi capire. Cominciamo dalle piume di dietro. Sì, esatto, Anna. No, però è troppo angosciosa sta canzone. Ciao Fede! Sì, troppo lungo. Anche Moonshine è bello, ma non ci sta, secondo me, per la Fenice. Prendiamo un po' di inchiostro blu, ancora di meno magari. L'adoro già. Ok, anche a me piace un sacco, io. Sì, è vero, Luciano, è vero. È vero, Iana. Oddio,
domanda fuori dalla cosca, ma il film traslucido che avevo ordinato lo aggiungi in più a tutti i tipi di film? Sì, sempre. Lo aggiungo semprissimo. Sì, Federica, sarà dei ghiacci. Come posso far aderire il fiume al legno? Ma ti ho risposto prima, è un'altra persona. Bravo, Zalvi, Zalvi, scarica, scarica. Con la colla a caldo. Voglio che queste piume qui finali, le più piccoline, siano un po' più scure. Quindi metterò più colore e andrò a sfumare. Allora, dopo ritorniamo sulle piumette lì. Prego, figurati Isabella, con la colla a caldo vai tranquilla. Non è un drago, Sabri. È una fenice. Una fenice di Elsa, esatto. Elsa avrà una fenice, ragazzi, da oggi in poi. Metto un altro po' di bianco da poter sfumare. Un po' di acqua. Leggermente un po' d'acqua. Ok. Andiamo prima a mettere questo colore qui, bellissimo, acquamarina. Vediamo se riesco un attimo a togliere un po' di luminosità. Ecco, così lo vedete meglio. Proprio tanto meglio. Queste urla fantastiche. No, vabbè, tranquilla. Sono cose che uno poi impara piano piano. Anche Sky è bello, mi piace. Poi farò il sondaggio sopra... sopra Instagram, tranquilli, che poi non ve lo perderete, tranquilli, eh. Un attimino che mi sta arrivando un messaggino. Che abbiamo la nostra ospite, è arrivata. Fenu è carino, mi piace Fenu. Arriva. Ciao Debbie. Ciao. Adesso ciao. Sei live. Ciao a tutte. Debra, ti vediamo un po' esaurita. Cosa è successo oggi? Sono scesa e il tabacchino è chiuso. Ah, sì. Quindi che sai, capisci, perché senza tabacco potrei schierare. Ecco, sì, poi stai a casa senza fare niente. Esattamente. Esattamente, esattamente. Io sto dipingendo una fenice, quella fenice minuscola. Quella che ho visto ieri? Sì. Che bella, che è bellissima. La faccio di ghiaccio però, non la faccio fenice infocata. Ci piace come ci piace, ci piace. Senti un po', Debbie, io ho visto delle cose che tu hai cucinato, ti stanno salutando tutti, ciao Debbie. Che cosa sono quei saccottini? Cibo per diventare grassi. Amore, mi manchi. Anche voi. Uffa. Ieri ho chiesto il rimborso dei biglietti, no, ieri, un po' di giorni fa.
Ragazzi, Debbie doveva venire qui l'11 aprile, cioè prima dell'11 aprile, prima del suo compleanno, insomma, doveva festeggiare il compleanno qui, Pasqua, Pasquetta, abbiamo organizzato tutto. Esatto. E quindi abbiamo niente. Smontato praticamente Sì, tutto tutto. finito. Cioè, proprio non potete. La tristezza più totale che non... che c'è, guardate. Proprio brutto, brutto, brutto. Bruassa. Di bruassa. Molto brutto. Uffa. Tu allora come va? Niente, mo sto un po' meglio, sto un po' meglio e adesso mi sono messo un po' a creare perché mi mancava un po'. Quindi... L'importante è che ogni tanto ti Oh, alzi sì, e cammino, alzati e cammino. Oddio, 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 non ce la faccio. Senti, ho visto, beh, sto il compleanno di mamma, hai fatto la torta, brava, brava, complimenti. quarantena, no, non mi fa bene. Già prima Non ci andava fa, proprio non ci a fa, non ci fa scatafascio. proprio bene, cioè, raga, per No. niente. Cioè, noi siamo proprio il male totale, cioè, io pure, cioè, io pure, normalmente, anche se non stavamo in quarantena, non mangiavo mai a casa il pomeriggio, mai. Adesso, Beata a te. cioè, ho sempre fame, apro i salatini, poi dai salatini passo la cioccolata, dalla cioccolata ripasso al salato, ma Il che salame con la schifo. Nutella. Buonissimo, no, tipo ieri ho preso un Wurstel e l'ho messo sulle Pringles a paprika. Buoni. Questo no, non l'ho fatto, devo provare. Oppure tipo ho preso un peperone crudo, l'ho messo su una Pringles e su un provolone l'ho mangiato, ho fatto l'aperitivo. Ho creato un aperitivo nuovo. No, no, Disgustoso no, però anzi, col questo. peperone crudo è fantastico. Ciao Marika, ciao Debbie, ti salutano tutti. Se la chiamiamo Saluto Iceberg. tutti. No, iceberg non mi piace per la fenice, è un nome corto per una fenice stiamo cercando. Però Nome corto. poi farò il sondaggio su Instagram, vi ripeto, e potete scrivere tutto quello che volete, anzi, dovete scrivere anche una storia. Debbie, ti do un compito, devi scrivere la storia della fenice. Così Ma io voglio... c'ho fantasia, un so buona. Oddio, Umbi, questa è fame chimica, scritto rosa. C'ha ragione. I peperoni crudi, ragazzi, sono bellissimi. Nina ha detto Frosty, però mi ricorda un po' Frosty, Frosty, na 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 na, un po' natalizia. Cioè, Al momento non mi viene, non mi vengono nomi, però ci devo pensare. prima ho Ma detto, tanto abbiamo... se... Che cosa? No, tanto tranquillo. Puoi bere, puoi fare quello che vuoi. Puoi anche andare in bagno e fare pipì. E dicevo... Abbiamo, ho detto, ho un ospite che oggi ha fatto delle cose buonissime, tutte sfogliose, a cioccolata. Ci sarà ancora qualcosa? Vado a vedere perché sai, in questa casa È è un problema. un problema. Andiamo a vedere insieme, ragazzi. Debbie, ti devi che fare un canale YouTube, mannaggia te. Cioè, ragazzi, la sfogliatella, il saccottino... Ecco, Sto saccottino superstite, è rimasto lì per aspettare noi. mangerò io, ne ho già mangiati tre. Che schifo. No, io li volevo fare, ma Luigi ha detto no, ci vuole troppo tempo, la sfoglia, tutto quel burro. Sapete. Ha detto no, il burro si deve impastare in quel modo, così, eccola. Ma non ci vuole niente, sa, è solo un po' lunga i tempi d'attesa, i tutto. Sono quelli, però poi per farli Per non ci vuole farlo, molto. più che altro per mangiarli in un attimo Madonna, non avete idea, infatti. spariscono, muoio. E quindi prima ho detto deve arrivare una ragazza che ha fatto i saccottini. E parecchie persone in chat hanno detto ho capito di chi stai parlando. Ma Rosa ha scritto se fai il canale mi iscrivo subito. Vedi, ma Debbie ha già un canale, ragazzi, con diverse ricette ed è anche molto Mamma brava. mia. Vabbè, mica devono guardare a te, guardano le ricette e fa delle cose buonissime. Ma sono vecchie. Vabbè, però capirà, parliamo sempre di mangiao alla fine. Cioè, non c'è niente da fa. Quindi, niente, amo, come stai passando questa triste quarantena? A casa, a cucinare, a mangiare, a televisione, Netflix. Ma ce l'ho anche io Disney Plus, ma ho un problema che la mia Smart TV non ce l'ha. Non ce l'ha. Oddio, che Sì, nervoso. non è supportata, quindi te la devi fare dal telefonino.
alla televisione, giusto? Ma neanche perché non c'è l'opzione tipo manda in cioè no, non riesco. Mi serve il cavo HDMI, come si chiama, per guardare da PC L'HDMI. a TV. Ai. Che pizza, E non però. posso neanche prenderlo perché dove lo prendo? Amazon ho letto che non consegna più cose futili. È vero? Sì, ha detto questa cosa, però c'è scritto che fanno ritardo in ogni caso, perché accumulano i pacchi per una zona e poi li arrivano. Cioè, finché c'è scritto lo riceverai il 28 aprile, ti arriva, voglio dire. Boh, proverò a prendere quel cavo lì, perché ce l'ho, cioè ci sarebbe la PlayStation, ma la usa mamma, giustamente. Vabbè, Perché il regalo è per lei, qualche volta quindi gliel'ha regalato mio fratello. potete sempre vedere insieme qualcosa, dai. Sì, ma infatti per il momento faremo così, e poi si vedrà. Dai, su, non è vero. Ah, non è vero cosa? Ah, il canale di Debbie. Il Via. canale di Debbie, forse intendevano, sì, parlavano di te. Non lo so. Niente, che pizza. Tanto dopo finisco la live e ritornerò sul mio divano. Metterò Disney Plus. Tra l'altro, ragazzi, Disney Plus, parliamo di cose serie. Ci sono questi documentari che fanno vedere appunto come è nato Disneyland, come alcuni processi di lavorazione dei film. È una figata pazzesca, infatti. Figo. Ma io quelli stamattina mi sono visto e sono a puntate, esce una settimana, ogni puntata è una settimana, un po' così. Poi non vi arrabbiate se non ci sono tutti i film tipo Mulan, La spada nella roccia arriveranno, perché che succede? In ogni paese, tipo in Germania se la possono vedere perché lì i diritti in quel paese sono scaduti, quindi passano automaticamente a Disney Plus Italia. Quindi sarà fatto un po' un passaggio in questo caso, sarà un po' così. Ma hai visto che cosa hanno pubblicato? Scusa, ti ho interrotto. No, no, Sono tranquillo, ho tanto finito. live Su io. Netflix? Su Netflix? Ma perché ragazzi Instagram? Ma pure io, cioè, se andate sul profilo Instagram di Netflix, nella sua descrizione c'è scritto grazie, Graziella e grazie al Bip. E io così ieri, ma perché? Cioè, si è capito sta cosa? Evidentemente sì, perché per far vedere che sono spavaldi, non hanno timore di questa novità. Ma non L'ho capisco. pensata così, poi non lo so. Ma poi non so la stessa cosa, cioè sono due contenuti differenti comunque, perlomeno, a livello di proprio di Sì, contenuto. cioè alla fine comunque di Disney sopra Disney, sopra Netflix non è che c'era chissà cosa. Cioè c'erano quei 4-5 film messi in croce. Alla fine, giustamente, la Disney si è presa la Marvel, la Star Wars, tutta la saga di Star Wars, automaticamente magari gli brucia un po' per quelle cose lì, ma non penso. Che tristezza, si fanno pure le gare. Ah, belli quei documentari, li ho visti su Sky Arte. Sì, alcuni sono proprio nuovi fatti apposta per Disney Plus. Tipo oggi ho visto, tipo, hanno parlato anche di quando è morto Walt Disney, che è morto il giorno del mio compleanno. Non nel mio anno Ma di dai. nascita, non nel mio anno di nascita, ma è morto il 15 dicembre. Una tristezza, mi sono messo a piangere. Perché poi dicevano tutte le frasi che diceva lui, tutte queste cose. Io tutto emozionato, ho detto, mio Dio, non nascerà mai più un altro uomo come lui. Cioè, Ah, con le stesse idee. sì, ma i sogni, tutto quello che faceva, alla fine lui non voleva nemmeno un ufficio dove lavorare. Dice, io quando vengo al lavoro, per me deve essere giocare. Quindi non voglio un ufficio, dice lui. Una figata. Poi c'è un'altra serie carina, presentata da Kristen Bell, quella che fa la voce di Anna in Frozen, quella che faceva pure Veronica Mars, insomma. Ecco, per intenderci. È una serie che si chiama Encore, e che fa lei? Prende tutti i ragazzi del liceo che facevano tipo gli spettacoli al liceo e li riunisce dopo tanti anni a fare lo stesso spettacolo che hanno fatto al liceo. No, E si rivedono tutti. figata. Si rivedono tutti dopo tipo 20 anni. Oh, Dio, ma come sei cambiato? Sono al telefono. Chi è? Claudio Rita? Ah, Mia zia. ciao zia! Non mi sente perché c'è le È cuffie. uscita. Ok. Quindi è una figata quel programma. Veramente mi ha fatto impazzire, troppo bello. Anche se Walt Disney non era tanto buono. Sì, vabbè, ragazzi. Amore, guardate chi c'è! Cherie! Guardate quanto è buona, anche lei sta in quarantena. No, anzi, lei penso che esce più di tutti. Tra poco gli scoppia la vescica. Amore, quanto mi manca, quanto è buona. Cioè, il pastore tedesco di Debbie, ragazzi, è bellissimo. È una cagnolona. Chi è? Che animale c'hai adesso? Ah, ok. Pensavo che c'avevi i criceti adesso pure. Quelli ancora mi mancano. Uffi, uffi. Uffi, uffi. Mo che cosa cucini domani? Oddio mio.
sta cadendo il telefono. Che cosa cucini domani? No, basta, raga, seriamente, devo smetterla. Sì, certo. Però forse stasera la pizza. Oddio, No, però l'impasto quello triste, presenti i rotoli, cioè quelli arrotolati. ah sì, quanti anni ha chi il cane? O Debbie? Debbie non si può Il cane ne dire. fa 4 fra poco. Ah, è vero. La Mofi, il 31. È vero, è vero. Amore. Allora, ragazzi, la Fenice sta quasi per essere terminata, credo, credo, non ne sono totalmente sicuro. Tra l'altro, ragazzi, voi sapete che la colpa che io modello le cose di Debbie, ve l'ho raccontata la storia un po' di volte, chi non lo sa, lo sa adesso. La colpa è di Debbie. Il cane intendeva, sì, perfetto, perfetto, allora ho indovinato. E quindi la colpa è di Debbie. Ah no, ma non è finita la Fenice, devo fare il becco ancora, io devo colorare. A dove vado? Ma che dico? Comunque già sa di ghiaccio, quindi già mi piace. Che dite? E non la vedo, Adesso te scusi, la ma io chi faccio. sono? Adesso te la faccio vedere. Che bella che Tra l'altro questa, ti ricordo, io feci quella grande, poi è. Sì, tutte e due, anche. quella media che ho portata in Miniature Italia, media, questa è ancora più piccola. Ne farò un'altra Adesso ancora. serve quella così. Quella così, sì, Devi fare il esatto. ciondolino, piccolo così. Sì, carinissimo. Ce lo fai rivedere il cane, hanno scritto. Oh, Sto facendo le c'è ninne. zio Franco che ti saluta. Zio Franco che sta pure lui. Vabbè, Zio Franco ha detto che la quarantena non è un problema per lui, perché tanto sempre sta là, quindi disse, aspetta, dov'è che l'ha scritto su Facebook, mi pare, lo scrisse. Amore, quanto è buona, sta dormendo. Ma cos'è questa cosa che io già la sfotto un sacco di volte che deve. Ah, Jasper, ciao. Jasper. Io conosco Guarda tutti i gatti di su. Deborah. La Fenice Dai, c'ha un la faccia bacio o da anch'io. lasciami stare? Ah sì? Facciamo il gioco tipo qualcosa degli animali. La Fenice che faccia c'ha Debbie? Vai, fammi la faccia della Fenice. Aspetta. Tirata un po' tirata. Vediamo se ci riesco io, aspetta. La faccio anche io. Mi fa male la cervicale. C'è un'età. Bacioni anche alle mie sorelline a Sherry, ha scritto. Perfetto, mi Glielo sa. dirò dopo sicuramente. Sì. E niente. Adesso c'è Spirit, ad esempio, però su Mediaset, su Ah, stanno Italia. facendo. L'ho visto l'altro giorno su Netflix, Spirit. Giusto così, perché ogni tanto mi piace vederlo. Mi piace questo fatto che gli animali non parlino e si sente solo il pensiero, insomma, è carino. Ah, un'altra cosa. Stamattina mi sono visto Lilli il vagabondo Com'è il su. film? Ma è troppo carino e dolcissimo, ragazzi, è troppo bello. Dura un sacco di tempo, più che altro, non pensavo, ma è fatto proprio bene. Poi gli animali hanno proprio l'espressione che parlano, roba varia, quindi è figo. È fichissimo, mi è Devo piaciuto. guardarlo quello, sì. Mi sa che Sì. mamma Poi l'ha già visto. ho visto Ritorno ad Oz. È un film del Mago di Oz della Ma è Disney. continuo? Sì, che io da piccolo ero terrorizzato dai rotanti. E c'è la strega che fa Dorothy Gale, Dorothy Gale. E quindi niente. Vabbè, adesso facciamo il becco della Fenice con questo colore ocra mischiato un po' al bianco e un po' al giallo. Ci sta. Che pizza. Io sto qua, Io sì. dopo andrò a Andrai? Cosa? devo a canticchiare un po', non Ah, so sì, è se. vero, che Deborah canta anche per Deborah. No, io canto per hobby, per divertirmi, non sono una cantante bella e stravagante. Debbie, ci puoi cantare una canzone di Cristina D'Avena? No, facciamo anche a meno, grazie. Allora, ragazzi, sto applicando il giallo chiaro, lo facciamo asciugare e poi metteremo l'ocra, così andiamo a fare le sfumature più scure. Anch'io Ritorno ad Oz, io l'adoro quel film, l'adoro. Debbie, lo devi vedere. È vecchiotto che è vecchiotto, eh. Comunque, fatto sta che stiamo consumando internet nel mondo, ragazzi. Cioè, Zuckerberg ha detto che si stanno Zombie. fondendo.
Oh mio Dio, ragazzi, guardate te per la cosa ha tirato fuori. Cioè, non potete capire, È la questo è tua uno. opera più bella. Ma che cosa è successo alla testa? Che tipo c'ha la. No, non lo so, secondo me è sporca. Cioè, la psoriasi. Sì, un po' di dermatite. È osceno. Su Smule, no, che su Smule, ragazzi? Disney Plus, non si scaricano i film. Adesso, voglio dire, seppure dico non c'ho i soldi per pagarmi Netflix, si può condividere. Ma Non si caricano Smule. i film. Ah, no, avevo capito i Mule, scusatemi. Sei un piccio, Ho letto i Mule, che poi non esiste più nemmeno, ma credo. esiste ancora, Ma non lo so, quando eravamo piccoli si poteva fare. Comunque sì, Debbie canta su Smule, ragazzi. sì, Denici. ma così. Non è vero, canta bene. Tra l'altro vi invito a vedere i nostri bellissimi vlog di Milano con Debbie e io e Luigi che cantiamo nella metropolitana le canzoni di tipo Terry e Maggie. È un'app dove si canta. Oddio, è la tua prima opera. Ah, quella che ha fatto vedere Debbie, perché sappi che siamo in ritardo tipo di 15 secondi sulla chat lì, sul video. No, prima no, però una delle prime, sì, forse il primo anno che creavo, raga. Cioè, sono un cesso terrificante. Proprio brutta da morire. Mamma mia, raga, il male. Ma Debbie non ha solo quelle, ne ha tante di prime creazioni. Vediamo cosa c'ha, ma certi hanno perso pezzi, Eh quindi sì, è non si può fare normale. niente. Perché Debbie c'ha il vizio di spostare la casa ogni settimana. Sposta i mobili e vola tutto per aria. Ecco, questa tipo l'ho fatta a Debbie, una follettina che lei appunto faceva già i dolci all'epoca e. Perso una gamba, Mamma mia, quella faccia è oscena, però lei se le conserva perché. Così. è bellissimo. Sempre quei dolci, ovviamente, perché Questo sennò. ragazzi è il primo drago che ho fatto. È il primo Dragon King che ho fatto. È Proprio il bellissimo. primo. Che mi fa impazzire perché era troppo. Sempre col muffin, esatto. Io pensavo sempre a Debbie. Perché per me Debbie era dolci, punto. Cioè, non era altro. Era dolci. E basta. Questo è più recente, però. Il tuo. Sì, sempre 3-4 anni fa, sicuro. Veramente, così tanto? Sì. Sti cavoli. Sì. Nel tuo canale potresti anche cantare, Debbie. Ma non si metterà mai su. Poi? Non si metterà mai su YouTube. Figuratevi, cioè, la conosco bene. Sono anni che glielo dico. Che ha la faccia simpatica, che è una bella Allora, ragazza. sì, ma a me piacerebbe anche, ma io mi scoccio a fare quello che c'è da fare prima, cioè montare, fare i video. Cioè, se devo fare una cosa, devo fare basta, tipo fare i dolci, no? Devo farli. Questa cosa devi fare il video, Ah beh, sì, quello è un po' una pallina, quello ti riprendere. capisco, infatti io non sto facendo nessun più video montato perché mi scoccio di montare video in questo momento. Perché devi essere come devi stare, con la testa ci devi stare, ci devi perdere tempo. Sì, ma poi deve avere anche le attrezzature giuste, nel senso, cioè io sono un telefono, no? Come metterlo? Cioè, tutto uno sclero, infatti facevo video, ma erano tutti molto scrausi. No, vabbè, ma non è quello, perché c'è gente che fa video bellissimi col cellulare, figurati te. Sì, ma È vabbè, sì. il Perché non sono montaggio che è bravi. una palla, capito? Ma io non posso appoggiare sto coso, ad esempio, Ma come? C'hai qualche 8.000 appoggia qual è? telefonini? E che c'è la cuffia che si attacca da sotto. Questa è una grande fregatura. Sì, è vero, da quando l'hanno messi sotto, che prima stavano sempre sopra, gli attacca tutto lì. Poi i telefoni Cioè, la tutti posso anche sopra appoggiare, ma l'hanno resta obliqua. Vabbè, fa messo. E niente, vabbè, non resterò fa così. niente. Non fa niente, tanto tra poco abbiamo anche terminato la Fenice, quindi possiamo anche tra poco salutare tutti, un altro po' Sì. d'ottimo. Ma magari sì, io vado. Io vado, faccio, fai quella che va. Fai quella che va. Un po' di cosine, cosa devi fare? Cosa? Cioè, hai pulito casa tutta, ho visto. Cioè, hai fatto tutto quello che potevi fare, mo. Ma devi cantare No, solo appunto, mo. devo cantare, c'ho dei termini, sai, contratto. Cretina. E vabbè, dai, Vabbè. ci vuoi salutare?
Sì, ragazzi, vi mando un bacio enorme. Volete dire a tutti state Magari a casa? sentiamo. State a casa? Vuoi dire qualcosa? State a casa, ragazzi, non uscite. Ragazzi, basta! No, veramente, raga, Ma basta. veramente. Niente. Ciao, Debbie. Ciao, amore, Un grazie per bacione e essere buon lavoro. stati. Stata con me. Ti voglio Ok. bene, mi manchi. Ciao, Pure io. cucciola. Ecco Ciao, ciao a tutti. qua. No, a me piace modellare, ragazzi, cioè fare editing video, ma in questo periodo no. Quindi in realtà devo finire anche di modellare un video in collaborazione con la Staedtler, che ancora non ho finito. Però perché sono diverse creazioni, quindi devo avere anche un po' la testa giusta per poterlo fare. Rimettiamo un po' di musica. E si sfuma con le manine, come sempre. Questa musichetta bella, tutta sempre la solita musichetta hawaiana lì, cubana. Sa rumba portoricchegna. Esatto, Clay, cioè, c'ho voglia di fare live, che sono più semplici, sono dirette, poi a me piace parlare con voi, cioè il video no, devo rispondere ai commenti, tanto vi rispondo comunque. Oh no, ragazzi, ho fatto un guaio. Che ansia, mi sono sporcato un po' l'ala. Che ansia, giusto? Sì. Esatto, Carlotta, che bello. Madonna, quanto mi manca l'estate. Cioè, assurdo. Un animale fantastico, mix il viso del cane che era in foto, il corpo fantasy super, colorato magari pelliccioso. Oddio, Ramona, non ho capito niente. Sorry. Anche io volevo fare il video vlog del pre e post intervento, ma quando ho visto che il lavoraccio del piffero c'è dietro il montaggio, sì, ragazzi, è tantissimo. In questi giorni di quarantena, visto che non posso andare al lavoro, mi sto andando sotto con il canale di migrazioni, quindi non puoi dire sto ce l'ho, ma solo ultimamente. Fatto bene. Grazie, io. Poi ci tengo un sacco io al colore del becco e alle zampe, raga. Sono fissatissimo. Perché non voglio che risulti quell'arancio giallo finto. Capito? Comunque oggi poi ho deciso di dipingere la fenice perché ho fatto il sondaggio su il visino di Sherry. La maggior parte di persone ha risposto sì a dipingere lei, quindi poi ho deciso di dipingere lei. Cioè, ragazzi, pensare che forse quest'estate non potremo andare in vacanza. Sarà una cosa banale, lo so, in mezzo a tutta questa roba, raga, però quest'anno doveva essere il mio anno delle vacanze, di andare in giro per il mondo. Non è giusto. Mi sento triste. Devo organizzare un sacco di cose. Disneyland, gli studios di Harry Potter. Cioè, sembra una cosa futile, però è bello poter pensare a qualcosa di, tra virgolette, normale. Eh sì, Carlotta, lei è una fenice tuffatrice, in realtà. Abbiamo capito che genere di fenice è. Andiamo a fare le zampe, va? Così magari la finiamo, sta diretta, la finiamo tutta quanta, sta fenicuccia. Parto appunto come ho fatto con il becco. Faccio la base gialla. Qui sotto non ci vado proprio perché deve essere scuro, visto che le zampe sotto sono sempre un po' più scure.
Vero, sì, si è scocciata anche la Fenice, raga, si è scocciata, non ce la fa più. Ragazzi, pomeriggio, mi raccomando, quando venite in diretta qui da me o da Nina, se vi va comunque, invitate anche persone che conoscete, se sapete che sono sole a casa, se hanno voglia di chiacchierare un po' con noi e perdere tempo, invitate, invitate, noi ci fa piacere, più siamo meglio è. Dobbiamo andare in Giappone a vedere dove fanno le katane, ma secondo me salta, e penso proprio di sì. Sì, clai vanno bene, però i gessetti sulla pasta cruda, cioè quando la creazione è ancora cruda. No, no, il corona, lo giuro. Lo giuro. Beh. Tra l'altro, ragazzi, pensavo che questi pennelli della Green Stuff fossero leggermente migliori, ma non sono niente di che. Grazie, Rosa. Non sono niente di che, sono comunque un po', cioè, sempre meglio di quelli cinesi, ma pensavo fossero leggermente meglio, eh. Costano 5 pennelli 17 euro. Ah, non sono un mago, ragazzi. Non dite così, non è vero, non è vero. Sono solo un creativo, punto. Come tanti altri ragazzi che veramente sono invisibili al mondo perché veniamo surclassati tutti da altre cose un po' più futili nella vita di oggi. Nei social di oggi viene tutto amplificato. Quando ti spogli, quando fai cretinate. Che per carità ci sta il divertimento, ma anche basta, siamo troppo. Troppo a livelli di divertimento inutile. Pensare alle cose serie ogni tanto farebbe bene. Pensare alle cose future, pensare alle cose interessanti, cioè un po' più acculturate, non farebbe male in generale. Sta sempre sti idioti che si spogliano, queste ragazze che stanno mezze nude, cioè veramente è uno schifo. E noi ci rimettiamo sempre, noi creativi. Come l'ho trovata, mi piace. I miei perdono i peletti, sono un po' delusa. Ma della Green Stuff? Grazie Carmela. Umbi, qual è il tuo patrono? Vuoi sapere veramente il mio patrono? Se non ti conviene. Io l'ho cambiato nella mia testa, è un drago, punto. Perché il mio veramente fa cagare, ragazzi, è una talpa. Cioè, il mio patrono sia una talpa, anzi dopo penso che vado a rifare il test. Perché deve cambiare il mio patronus. Cioè, qualsiasi altro animale va bene, anche un pesciolino. Cioè, vi giuro, ma la talpa no, dai. Una tristezza incredibile. Ciao Antonio! Ah, questi qui no, a me mi hanno deluso un pochettino per la qualità, pensavo fossero un po' meglio. Oddio, raga, io sono abituato a comprare pennelli più costosi perché dipingendo, avendo fatto anche l'Accademia di Belle Arti, pittura e non scultura, attenzione. Dove si fa? Ragazzi, dovete andare sul sito Wizarding World, lì scoprite la vostra casa inglese, la vostra casa americana, tutte le varie case, eccetera, eccetera, in più tutto il patronus, la vostra bacchetta, fate tutti i test che potete fare. Sono in inglese però, non sono mai stati tradotti in italiano ed è un peccato pazzesco. Chiedete video futili senza senso va avanti, per noi che ci facciamo il mazzo fatica. Sì, noi dobbiamo inventare un sacco di cose, dobbiamo andare avanti, creare cose, usare il cervello. Loro vedono cose già esistenti, perché ragazzi ci sono video americani che stanno avanti anni luce da alcuni creativi qua italiani, creativi in sensi intesi come creator, e copiano tutto, non hanno un briciolo di. Cioè, io l'unico YouTuber che seguo da una vita, ragazzi, sempre da quando è nato, è Willush, Guglielmo. Io lo adoro. Cioè, è un ragazzo che porta contenuti continui, divertenti, fatti bene, porta contenuti interessanti, anche seri. Cioè, fa un po' di tutto ed è quello che è giusto. Cucina, quindi è creativo, fa questi video creativi di cucina. Più che altro, ragazzi, io dovrei andare anche a fare la spesa tra un pochettino, perché sto andando ogni 2 o 3 giorni. Ho
Ieri non sono più sceso alla fine, mi sono dimenticato, cioè, visto che era inutile, quindi se non dovete scendere, ragazzi, non scendete se è inutile, veramente. Se non è una cosa proprio di vita o di morte, statevi a casa. E alla fine volevo provare a fare un video ricetta con una ricetta di Harry Potter, chissà come viene, mi sono detto. Quindi dovrei spostare tutto l'ambaradan in cucina, un casino. Che poi ti disse di una talpa, ma no. Esatto, capisci? The blue frost colors on hair. It's a nice change from the red phoenix. She is beautiful. Thank you so much, Tammy. Thank you, thank you, thank you. Sì, l'ha fatto conoscere anche a me. Io adoro lui, sì, ragazzi. È un mito. Adoro tutta la sua cricca, tutti i suoi parenti. Cioè, per me sarebbe un sogno conoscerlo e fare un video con lui magari un giorno. Io adoro i suoi amici, le sue, la sua, sua cugina, i suoi fratelli. Seguo tutti quanti. Seguo tutti, ma in particolare la mia amica Valentina, che è stata qua in live con noi l'altro giorno e ci ha spiegato un po' di cose sull'Arcanis Versitas. E lei è un mito. Cioè, la seguo da 2-3 anni e è diventata un qualcosa di incredibile. Anche, sembra strano, ma sembra che ci conosciamo da una vita. Io poi adoro, anche perché adesso mi dà molto a Debbie come tipologia di personalità, e quindi mi sono affezionato subito a lei. Niente, non riesco a prendere sto colore più scuro. Ah, che ansia. Ok. Troppo scuro. Per iniziare a cucinare in cucina potresti provare il succo di zucca alla Harry Potter. Sì, cioè io c'ho proprio la ricetta, cioè c'è il libro con tutte le ricette di Harry Potter, ragazzi. Anna si chiama Wilbush. Will Wush, Guglielmo Scilla. Ciao Oltremondo, un saluto allo staff del gruppo UFU. Ciao cari, benvenuti. Oggi stiamo dipingendo, come tutti i giorni alle 16 sul mio canale. Prima sul canale di Nina alle 15 e qui alle 16 abbiamo fatto una sorta di palinsesto e stiamo appunto facendoci compagnia in questo modo. Oggi si dipinge la miniatura della Fenice, domani si crea qualche altra cosa, dopodomani si disegna, eccetera eccetera. Si fa sempre qualcosa, la creatività non ha limiti, possiamo anche guardarci in faccia e creare mentalmente, vero ragazzi? Ok, ci siamo, penso che abbiamo quasi finito. Voglio soltanto prendere un po' di rosa per fare le palpebre. Wait a moment. Un rosa da mischiare a questo giallo, così me lo fa più aranciato. I pennelli di intorno, no, sono ottimi, sono ottimi. Io usavo alcuni di quelli dell'accademia. Cioè, per i pennelli buoni, ragazzi, si parla anche di 30-40 euro a pennello. Con i pennelli con i peli di bue, eccetera, eccetera. Però sono pennelli di bue, peli di bue, povera bestia. Vabbè, tanto i peli ce l'hanno, non è che l'ammazzano, dite voi, no? Ragazzi, mettete like sul canale, iscrivetevi, mi raccomando. E like al video, e dopo il video non lo fate mai, vi devo un po' cazziare. Dopo il video, tra un'oretta, quando appunto sarà terminata la live, sarà disponibile anche per il discoiattolo. Esatto, per il discoiattolo sono carini. Quindi se vi va dovete tornare sul video e lasciarmi un bel like, un bel commento, scusatemi. Ok, adesso prendiamo il pennellino piccolino. Ci andiamo a fare un po' di contorno delle palpebre, se tutto va bene. Sì, no, infatti si è finita quasi. Ecco, c'è l'acqua. Ho sbagliato una cosa, raga. Ho fatto questo colore un po' troppo liquido. Ok. Perché c'è tutta quest'acqua da questo pennello? Ma chi te l'ha chiesta?
Brava Rosa, brava, brava. Allora, mi punto il dito qui, mi metto in posizione un po' innaturale, ma voglio farvi vedere con calma come esce fuori. Guarda, ma come se non prendessero il colore sti pennelli, ma che c'hanno? Avete dei problemi? Ce ne parliamone. Troppo arancione, troppo arancione, troppo arancione. Aspettate, ma che mi casca la fenice un'altra volta. Fai anche le piume dietro? Sono già state fatte. Vedi. No, ragazzi, cioè, fanno cagare questi pennelli. Sono meglio quelli cinesi. E vi giuro, hanno peletti ovunque e mi vanno a finire dove non devono finire. Scusatemi per la parolaccia, ma mi innervosisco perché cioè spendo 3 euro dei cinesi e i pennelli sono molto meglio. Poi ne spendi 17 per 5 pennelli e ti è. Pensavo fossero un po' più professionali per il modellismo, insomma, va. Ok. Un po' di rosato su questa centrale che deve essere diversa dal becco. Esatto, un silk appeal. Ciao Lia. Sì, esatto, l'impugnatura. Ciao Fede, amore, ma come stai? Federica aveva un po' di cervicale oggi, ragazzi, quindi non è stata qui dall'inizio. Allora, adesso voglio farvi vedere come applico magari qualcosina, tipo un po' di pigmento e la resina UV. Vi faccio vedere solo un esempio perché sennò non ce la facciamo in tempo, diventa troppo sotto. Ah no, sotto faccio tutto nero. Faccio sempre nero e metto anche la firma. Allora, dicevo, cosa dobbiamo fare? Sì, resina UV, dovrei averla qui. Sì, quella della Green Stuff World, piccola piccola. Ok, è lei. Io annuso tutto. E prendiamo qualche pezzettino di ghiaccio. Facciamo questa cosa che è assurda, ve lo dico. Metto la lampada UV in piedi, che sta qua al lato. Le cose pazze. Se funziona. Ok, funziona. Ce la posso fare a farla mantenere, sì. Ok. La lampada sta qui, eh. Ciao Rosa! Ah no, stavo leggendo un'altra cosa. Allora, mettiamo un po' di resina qui e poggiamo un po'. Dov'è la mia pinzetta? Pinzetta, pinzettina. Niente, la pinzetta è sparita. Sì, ma dov'è la pinzetta? Ragazzi, mo che mi serviva la pinza. Vogliamo dire, dove sei? Dove sei? Hai visto Nini Fide come è venuta? Scusatemi, avevo una pinzetta carinissima appoggiata in un punto strategico per non perderla. Però noto che si è persa lo stesso e non volevo toccare la resina UV. Magari, no? Vabbè. Prenderò un po' di resina UV e la metterò qui sopra. Proprio così poggiata. Farò questa cosa se riesco. Certo, credici Umberto, sei sempre il top. Ok, adesso la porto vicino alla lampada UV e gliela facciamo azzeccare per bene.
Gli facciamo fare un bagno di. Un bagno di UV. Adesso per farvi vedere un po' di così, un po' a volo come dovrebbe venire. E la lampada UV, amore, solo che l'ho alzata. Vediamo un po'. Ok, si è già attaccata. E niente, ne metto un altro così vi faccio vedere giusto l'effetto e poi finiamo la live perché è tardissimo, tipo. Visto che è una fenice dei ghiacci, andiamola. I cosini in testa. Ah, sono vetri, pezzi di vetro, mo. Sono pezzi di vetro che ho regalato anche a Nina in realtà, tempo fa. Poi tutte queste cosine le andremo a mettere mano a mano anche su, un po' sulla coda, un po' sulle ali. E l'effetto, adesso ve la faccio vedere meglio da vicino. Ok, se riusciamo. Metto la messa a fuoco, così. Troppa luce. Vabbè, comunque questi si vedono. Eccolo lì, qui. Abbiamo la nostra fenice dei ghiacci. Adesso ci metterò un po' di cose, lo aggiungo e poi stasera ve la pubblico su Instagram, ok? Che dite? Vi piace? Vi piace? Vi piace? Chiudo la lampada, se no mi abbronzo. Uecla! Ciao Treccia! Treccia fatata, Trecciona! Grazie! Sì, l'abbiamo dipinta in live fino a poco fa. Quasi finita, insomma. Qualche altra cosina c'è sempre da sistemare, però per il resto sono abbastanza soddisfatto. Quindi ragazzi, allora, torniamo a noi. La live è finita. La feniciuccia vi saluta. Grazie mille per essere stati con me. Facciamo partire la sigla. Sì, Carlo Conti. Farò la fine di Carlo Conti, perché non è difficile che accada, ragazzi. Vi saluto tutti. Vi saluta anche Lampus. Ciao. E dal mondo magico di Umarth Channel è tutto. Grazie mille per essere stati con me. Vi voglio bene. Thank you so much for being here with me, Lampus, Norberto e la Baby Fenice. Eccola qui. Ci vediamo alla prossima live domani alle 4, come sempre. Ci vediamo, ok? Grazie. Ciao. Acchiappatevi. Aspettate. Appoggio Lampus lì, non cadere, rimani fermo. Lampus! Ciao, acchiappatevi! Grazie, a domani!